Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design e Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Natale si avvicina e noi riprendiamo i lavoretti di Natale. Allora, iniziamo da un fermaporte, iniziamo tra virgolette perché già qualche tempo fa ho fatto qualche video già della campana di Natale. Se non l'avete vista ve la metto in descrizione e abbiamo fatto la casetta di Natale in feltro. Adesso ritorniamo alle nostre stoffe. Vi anticipo che i prossimi progetti probabilmente saranno senza l'utilizzo della stoffa, di modo tale da velocizzare i lavori di Natale. Poi ovviamente ritorneremo nuovamente alle nostre stoffine. Allora, per oggi vi presento il fermaporta natalizio. Lavoretto molto simpatico, molto facile da realizzare e perché no anche carino da regalare. Un regalo molto apprezzato. Io l'ho fatto utilizzando sia la tinta unita del verde che va a contrasto con la tinta tartan, appunto proprio natalizia. Però potete fare come preferite perché è un qualcosa che scegliete di volta in volta mentre fate il lavoro. Io ho preferito utilizzare due tipi di stoffe. Andiamo a vedere di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo veramente bisogno di prodotti semplici proprio. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno della colla a caldo che utilizzeremo per attaccare qualcosina qui davanti. Poi abbiamo bisogno ovviamente dei nostri spilli, abbiamo bisogno del cartamodello, che in realtà chi mi segue già da un po', questo è un cartamodello che abbiamo utilizzato anche per fare il nostro portapane, che è di 50 x 22 centimetri. Quindi con questo cartamodello che andiamo a realizzare 50 x 22, ve lo faccio rivedere. Ve lo potete fare anche su un foglio di carta, quelli per quello che mettono nel volantinaggio per la spesa, insomma, per intenderci. Quindi, una volta che abbiamo creato il nostro cartamodello, vi porto nel link in descrizione come si realizza un cartamodello, andiamo a tagliare le nostre stoffe. Io ho utilizzato, come vi dicevo, due colori diversi. Potete scegliere tranquillamente anche due uguali. Quindi chi come me lo farà bicolore dovrà tagliare un rettangolo di stoffa di 50 x 22 di un colore e 50 x 22 di un altro colore. Vi consiglio per questo progetto di non utilizzare un tipo di cotone molto leggero, ma di utilizzare questi qua, diciamo di cotone un po' più duro, un po' più pesante, per dare maggiore consistenza al prodotto, appunto al progetto. Poi abbiamo bisogno di nastri decorativi, di qualcosa da mettere al centro. Ho preso un po', poi non so cosa utilizzerò per questo secondo fermaporte, e abbiamo bisogno di imbottitura e abbiamo bisogno dopo vi faccio vedere, di una bustina con o del riso oppure della lettiera per il gatto. In tutta sincerità, io utilizzerò e ho utilizzato, così come per il fermaporta che vi ho fatto vedere, la lettiera per il gatto, perché sinceramente utilizzare del riso che è comunque un alimento che può essere tranquillamente cucinato, mi spiace un po' metterlo lì, insomma, e utilizzarlo per dei progetti creativi. Quindi ho preferito mettere la lettiera per il gatto, che per di più costa anche poco. Iniziamo il progetto. Allora, una volta che abbiamo tagliato i due pezzi di stoffa, dobbiamo appoggiare il diritto contro il diritto, come quasi ogni progetto che andiamo a fare, e andiamo a far combaciare tutti i nostri laterali. Fissiamo con degli spilli. Voi avete già iniziato qualche lavoretto di Natale? Se vi va, insomma, potete scriverlo nei commenti e condividere anche con le altre. E con me, che mi fa piacere. Allora, dobbiamo andare a unire un lato e dobbiamo fissare anche quest'altro lato. Praticamente dobbiamo fissare i due lati lunghi. Quindi mettiamo i nostri spilli. Blocchiamo il tutto e poi proseguiamo con una cucitura a punto dritto per entrambi i lati. Aspettiamo che finiamo tutti insieme.
breve, penso tra un mesetto circa, probabilmente, se mi riesce ad organizzare, perché sto organizzando il tutto, organizzando anche un nuovo programma, un progetto che vi racconterò, è un programma di cucito che faremo insieme privatamente, poi ve lo racconterò dopo. Potete tranquillamente inviarmi anche un messaggio, sotto vi riporto l'email, mi potete contattare anche su Instagram, potete contattare qui e potete proporre magari qualche progetto da realizzare insieme. Quanto prima ci sarà anche una diretta, di modo tale che possiamo realizzarlo proprio insieme, passo passo, tutto il progetto. E vi anticiperò tutto il materiale di cui abbiamo bisogno e cercherò di utilizzare dei materiali molto semplici che magari avete anche già a casa. Allora, ritorniamo al nostro progetto. Abbiamo fissato i nostri due lati lunghi. Adesso andiamo a macchina e andiamo a fare un punto dritto a 1 cm dal bordo, sia sul lato destro che sul lato sinistro. E ci vediamo tra un attimo. Allora, eccoci qua. Abbiamo effettuato la nostra cucitura a entrambi i lati sui lati lunghi. Adesso dobbiamo andare a creare le nostre punte. Quindi, per creare le nostre punte dobbiamo fare un passaggio iniziale, quindi mettiamo la nostra cucitura al centro e facciamo combaciare i due pezzi centrali, quindi questa parte dove abbiamo cucito con questa qui. Facciamola combaciare e andiamo a fissare con uno spillo. E poi proseguiamo su tutto questo lato qui. Questo passaggio deve essere fatto soltanto da un lato soltanto, quindi lo faremo soltanto su un'unica base. Questa qua la lasciamo aperta. Adesso dobbiamo andare nuovamente a macchina e fare un punto dritto, sempre a 1 cm dal bordo, su questa parte qui. Poi ritorniamo e vediamo insieme come si seguono le punte. Allora, abbiamo eseguito la nostra cucitura a 1 cm dal bordo, come vedete la parte superiore l'ho lasciata aperta, in certo senso abbiamo già creato una sorta di sacco. Ora, per creare la possibilità di farlo appoggiare, dobbiamo creare le punte, qualcosa che facciamo spesso nei nostri progetti, per chi mi segue. Infatti, colgo l'occasione per dire che se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale di modo tale da non perdere i prossimi video tutorial. E di rimanere aggiornata. Allora, creiamo le nostre punte. Quindi andiamo ad eseguire la punta. Segniamo sempre i 3 centimetri da su, appunto dalla punta, e facciamo 3 centimetri e tiriamo. Una riga così. Non vi preoccupate che utilizzate, anche se è una penna non cancellabile, tanto questa parte qui andrà all'interno e poi bisognerà comunque cucirci sopra. Poi facciamo lo stesso anche dall'altro lato. Allora, bloccate questa parte con lo spillo e bloccate anche quest'altra parte con lo spillo. Adesso a macchina, sempre a macchina, eseguiamo una cucitura su questa linea che abbiamo tracciato adesso, sia da questa parte che da quest'altra parte. Dopodiché andremo a tagliare la stoffa in eccesso, dopo aver cucito, ovviamente. Ci vediamo tra un attimo. Allora, abbiamo effettuato la nostra cucitura. Io ho già tagliato una parte, adesso taglio insieme a voi quest'altro. Ecco qui. Non tagliate proprio sotto sotto sotto. E adesso siamo pronti a risvoltare il nostro lavoro che è quasi terminato. Facciamo uscire bene gli angoli. Vedete? Si è creato il nostro appoggino. Adesso questa parte qui la dobbiamo inserire per una buona parte all'interno. Non vi do in questo caso le misure perché dipende
quanto voi volete farlo alto. L'importante è che sia abbastanza all'interno la stoffa, così che quando andiamo a stringere non sale su. Allora, io direi che in questo caso il mio va bene così. Fatto. Mi sono preparata la busta con la lettiera. Mettetene sempre due di buste perché ovviamente dovendo essere un fermaporte, quindi potrebbe darsi che viene sballottato a destra e manca, magari evitiamo che si possa rompere e fare pasticci. Quindi ne mettiamo due di buste. La mettiamo alla nostra base, in modo tale che resta all'impiedi. Dopodiché prendiamo la nostra imbottitura e imbottiamo il nostro progetto. Ce ne mettiamo un altro po'. Allarghiamola sempre in modo tale da fare volume. Arrivata ad un certo punto, chiudiamo e ci creiamo il nostro segno. Secondo me così va bene. Allora, potete prendere uno spago, potete prendere un nastro. Io con l'altro ho avvolto direttamente con il nastro rosso. Adesso voglio provare a fare così. Allora, quindi andiamo a stringere. Stringiamo bene in questo caso, questo primo passaggio. Allora, lo faccio da qua. Fate un primo nodo e fate un secondo giro di modo tale che resta bello fermo. Allora, io ho preferito non inserire nessun gancetto che nessuna maniglia, però se volete potete crearla tranquillamente o con un nastro e in questo caso prima di andare a stringere prendete un pezzo di nastro, lo incollate all'interno e poi stringete. Io sinceramente lo preferisco senza. Quindi abbiamo fatto un primo nodo. Facciamo un secondo giro e facciamo un secondo nodo di modo tale che resta bello stretto. Questo possiamo tagliarlo. Adesso vedete all'interno è sistemato e pulito. Io in questo caso ci metto un nastro verde, faccio anche qui doppio giro. Faccio un nodo. Allora, faccio un fiocco e un nodo. Allora, questo glielo taglio. Ok, quando siete soddisfatti del vostro fiocco, andate a tagliare. Ora voi potete tranquillamente, io taglio ovviamente un po' di nastro che è un po' tanto, potete tranquillamente lasciarlo con un fiocco, ci potete mettere qualche altra cosa qui davanti, probabilmente io gli vado ad attaccare, ma forse anche no, forse posso agganciare qualcosa,
Forse ne sgancio uno solo, forse mi piace di più. Questo qui io lo incollo e il nostro progetto è terminato. Sì, in questo caso io utilizzo solo qui un po' di colla a caldo. Vedete quanto sono carini? Questo qui l'ho fatto un po' più alto rispetto a questo qui. Per questo è come preferite l'altezza, così ve lo regolate. Poi lo potete abbellire come volete. Insomma, come avete visto, il lavoro è veramente facile da realizzare, molto simpatico, molto carino anche da regalare e da vendere per chi fa i mercatini. Spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto e ti aspetto martedì prossimo. Ciao!